Prisco, ancora Prisco, lunghissimo, ottimo il lancio per Nappi, controllo maestoso di Nappi, si avvede in aria, non controlla bene, viene leggermente spinto, l'arbitro dice che è tutto regolare, rinvia la bisaccesa, accesa, prontissimo Angeri, pallone che rimbalza male, purtroppo c'è qualcosa che non va in aria, auguriamoci, ottimo come dicevamo, la battuta del difensore e la respinta del portiere Coleanna in angolo 3 per la Palmese al 25esimo quasi, si capovolge il pericolo, prima era stato Prisco di impegnare il portiere avversario, stavolta che con un calcio di punizione ha impegnato a terra, una presa a terra, il numero uno della Palmese Liston. Prisco, scambio con Nappi, ancora Prisco, calcio di rigore, stavolta però calcio di rigore, malgrado la segnalazione della segnalina, l'arbitro poi ritorna sui suoi passi. Certamente strana questa decisione, in quanto il gioco si svolgeva tutto sulla parte sinistra. Nappi ancora, ottimo lo stop, ottimo lo spunto, se ne va velocissimo verso l'aria, cross bellissimo e ancora una volta è l'incrocio dei pali a dire di no all'ottima conclusione di Nappi, che viene applaudito dal pubblico palmese, poco in verità ma che segue con coraggio e con determinazione e con entusiasmo quando era allievo del tecnico Carrella. Ed eccolo qua ancora una volta a palleggiare in campo, a far sedere i giocatori, a mettere a terra difensori e poi ovviamente volendo strafare non trova forza nelle gambe e mette fuori il pallone, ma ovviamente queste sue gesta non possono far altro che riscontrare l'appoggio, l'entusiasmo e l'incitamento dei tifosi accorsi, anche se non numerosi. Non ha avuto credito da parte dell'arbitro. Canfora, gioco di gambe in aria ed ecco il secondo gol, sta anche stavolta annullato, poverino, con la segnalina che fino ad ora possiamo dire alla meglio su Nappi.